Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale Io sono Valucia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio di Arriva a noi Cooper e sono tornata quasi come vi avevo detto la volta scorsa sono tornata da Mirtilla perché vorrei proprio tanto accompagnarla e non manca molto ragazzi 16 ore al suo primo giorno Ovviamente la nostra non, non sta, ragazzi, con le mani in mano. E appena vede ha invitato qua. Ha aperto questo da poco questo locale. Questo nuovo locale a San uno di cui Penny gli ha parlato. E subito subito, ragazzi, prima di iniziare il nostro, no? La nostra partita ci tengo a dirvi. Ecco qua. Che questa è l'Ambrosia Karaoke Bar creato da Yulivel o livello 08 ed è una meraviglia ragazze veramente veramente bello e io l'ho messo qua perché lo vedo proprio adatto uh, allo stile di vita di Mirtilla sinceramente quindi sì è la nostra però non è contenta di vedere eh, le sue ragazze insomma no chiamiamole così Conciate in quel modo, quindi chiedi di vedere l'abito da festa Secondo me potresti restare anche peggio, tesoro Vabbè Chiediti di vedere l'abito da festa, perché... Ma come, non vi mettete in tiro? Fortuna è che ho portato qua quattro stracci per voi To, indossalo Cosa hai portato? No, lei non l'avrebbe mai portato, quindi non è vero Questo, non lo so, l'avevi lasciato sul mio letto l'ultima volta che eri venuta a fare le prove Sta bonnezza Ecco, ok, va bene, mi fa tanto piacere eh, Ovviamente ragazzi non ho rifatto il look Perché Vabbè, sì, perché ehm, Non è il momento, insomma Quando il club sarà al completo Ovviamente farà, no? Faremo il cambio look Quindi chiediti di vedere l'abito da festa Deputazione buona E da quando tesoro? Strano, mi fa tanto piacere per te. Allora, il club, eccolo qua, ragazzi. Quali sono le attività? Provare degli abiti. Usare interazioni amichevoli fra i membri del club, usare le vasche di massaggio perché volete che non si rilassano, queste poveracce, eh, bere del caffè e bere delle bevande da bar, perché le nostre sì, no? Immagino si riuniranno spesso. Tipo in locali come questo. Tra virgolette, per folleggiare, per farsi conoscere, no? Tesoro, ma come ti sei truccata? Te è esplosa la trussa in faccia Boh, vabbè, ok, lasciamo stare Ti prego, cara ehm, Riesci a, a farle vedere il tuo abito? Mamma mia No, vabbè, ragazzi, non ho parole, sono sconvolta Penny, tesoro Allora, guardate, è peggio di una giornata nuvolosa questo State portando le nuvole nella mia vita, cominciate così Come vi viene in mente? Io non lo so Non lo so Eh, lo so, tesoro, hai ragione Vedi se Penny può tirarti un po' su Dobbiamo svolgere le attività del club È la sera, Oh la serata del karaoke Bene che meraviglia Penny non rompere le pere e cambiati Invece di parlare con il clown qua Dai Penny ti prego Dimmi che almeno tu hai portato un cambio Perché non ce la faccio Eh? Non posso vedervi conciate in quel modo questi hanno i tamburi nel cervello, ma hanno capito di quale club fanno parte? No tesoro, mi sa di no. Urge un cambio look perché... Come sei conciata te tesoro? Oh, dai, 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 dai! Dai! Che penny qualcosa ha capito. Strano, ma qualcosa ha capito. Quindi vieni qua. Ecco, guarda, no, con loro no, ti rifiuti, me ne rendo conto. Però con lei scatta una foto insieme. Anche perché, ragazzi, a prescindere dall'abito, ma le conviene di gran lunga scattarsi una foto con Penny piuttosto che con quelle due che, no, non sono nessuno. Oh, eccone eh, qua! Oh, grazie, Graziella, non voglio aggiungere altro. Allora, dunque, guardate le ossa oh, sono meravigliose, tesoro, in questa foto. Anche tu, quel rossetto ti dona tantissimo. E eh, comunque in un occhio, allora, questo ragazzi è il lotto guardate che carino è fatto veramente bene qua i bagni, tavoli angolo bar, pista adoro ragazzi, scusate, questi divanetti messi così, mi piacciono veramente tanto e poi al piano di sopra ecco, divanetti un altro bar, volendo un altro angolo bar qua c'è il karaoke e ora la nostra si scatenerà perché cantando una gara di karaoke vai così Agitato, non mescolato, perché si, sì, ragazzi, ed è qui c'è la parte esterna che, ragazzi, è, è meravigliosa, veramente stupenda. E che dire, è stupendo! È un posticino, ragazzi, veramente bellissimo. Fatto proprio bene quindi forza su, vieni a farci sanguinare le orecchie, tesoro. Vieni, ma chi è questo? Ma che vuole? Se tolga, capi, dai! Oh mio Dio, Madonna. Mico, Lei può andar bene. Molla il microfono. Fermi, fermi. Perché, Mico, Io ce la vedo, ragazzi. Eh però non puoi ritirarti dalla gara adesso Vai vai Capirai Sto coro delle voci bianche di Vienna proprio Vabbè allora vediamo un attimo ragazzi Dove sono le altre? Si stanno sbronzando vero? Non sanno fare altro nella vita queste Va bene mi fa tanto piacere per voi Allora Due attività su dieci fatte eh Poi verrete qui e Magari potreste bere qualcosa Però intanto volete salire su a dare come dire No? Uh. Oh. Mamma mia Eh ridi di tua sorella Perché tu le fai le serate Non le hai mai voluta portare con te eh Ci credo Qui ti prendono tutti per i fondelli 44 su 100 Beh tesoro neanche sto gran schifo Complimenti lo sai Brava Ma vuoi star zitto lei ma che ne sa Come se lei fosse intonato Allora dunque Tutte le tue sorelle tra un po' sono qua tesoro mio eh, però a noi Miko serviva, Mannaggia, ci siamo perse, Miko Ragazzi. È una tristezza, vabbè, però. Su invita a pattinare. Va penny. E Priscilla. C'è pure Alessandro. No, Priscilla. No, ma dov'è l'altra? Oh, ragazzi, mamma mia, che disastro. Tutte le volte è una tragedia. L'altra che fine ha fatto? Vabbè, mh, insomma. Su. Stavano con la speranza di conoscere qualcuno che potesse entrare nel club. E per colpa della gara se la sono fatta scappare. Però vabbè, ragazzi, su. Bisogna anche unire, far sì che il gruppo sia unito. E ad un attimo questa dove per è andata, non lo so. Però tu bella lavoro fra 12 ore, quindi tra poco... Ce ne, tor ce ne torniamo, eh. Basta, non fa per te, eh lo so. Del resto se non puoi stare su un paio di tacchi tesoro... Da sola ti butti in pista? No, vieni qua. Parla del formaggio grigliato, perché? No tesoro, discuti dell'abito. Lei magari le farà un complimento, le dirà guarda, mamma mia, per fortuna che ci sei tu. Che ti vesti in modo civile perché altrimenti, guarda, non lo so. Le altre due le avrei dato fuoco con tutti gli abiti addosso. Eh, lo so, tesoro mio. Che devi fare? Vai. Ah, no. Scusate, ragazzi. Buonanotte, discuti dell'abito, dai. Guarda, io non lo so, ma che idea Ha vinto la gara, fermi tutti. Ha vinto la gara. Oh mio dio ragazzi, pensate un po' agli altri com'erano, ma forse ha cantato solo lei. Bene, mi fa tanto piacere. Io non lo so, ma quali idea hanno avuto di conciarsi così? Cioè, sanno che dovevano venire qua in un posto così chic? E si conciano in quel modo? Sta dicendo, Beh, da una parte ragazzi, no? Vediamo un po', aspetta, dov'è? Eh, oh, proprio in un piano folle. Vabbè, ma lo sai? Sai, questo è il brutto purtroppo di lavorare con delle sempliciotte. Abituati tesoro. Eh, lo so. Tu sì che ne sai qualcosa, vero? Senti, ordina una bevanda di gruppo, va. Direi che potresti ordinare. Tanto paga Maurizio, che ti frega: uh, Qualcosa di. Vediamo un po'. Fuori moda Il fuori moda In onore a loro Che non sono proprio delle volpi, eh Non hanno capito un tubo Quelle non faranno mai, Simoleon Se continuano così, capisci? Eh? Per favore, un giro Per il mio club Tesoro, saresti pure carina Solo che è conciata così Poi sei adulta, no, vabbè È vero che sì, anche le adulte Volendo, però però restiamo sulle giovani adulte, dai. Forza, tutti a bere. È come se non aveste già bevuto abbastanza. Forza, un ultimo bicchierino, ragazze. E poi vi lascio perché io ho un lavoro. E eh beh, anche loro, tesoro, lo sai? Oh, si abbracciano. Ma l'altra che fine ha fatto? Boh, lei non lo so, vabbè. Comunque la nostra fa un discorso, ovviamente, no? No, eh, caro, non devi. Non dobbiamo salutare. Cioè, lei parlerà, le scuderà dell'abito. Dirà: Senti, guarda. Non ti offendere per quello che ti sto per dire, ma qui neanche un paio di occhiali da sole firmati avrebbero salvato il tuo look. Oh mio Dio, sono così pessima! Sì, tesoro, credimi. Sei pessima, eh? Cioè, guarda la foto che ci siamo, fatta con, ci siamo fatte con Penny. Guarda. Hai visto il suo outfit? Eh? Lo vedi il mio? È questo essere alla moda? Eh certo. Sì tesoro, ma mh, prima di domani però su. Chi è lei? Fermi tutti. Fermi, fermi. Chi è lei? No buia. Per ora però no, solo ragazze. Per ora dai. No, oh, ma che non ce la vedo ragazzi. Oh, fermi! C'è ancora amico! Lascia fare, la, lascia tutto. Vai a presentarti, vai. Fai la presentazione allegra, è la tua occasione. Con questo look così eccentrico, particolare, non può non stare nel club della nostra mirtilla. Ragazzi, ma scherziamo? Vai, vai, braccala. Tesoro, però, cioè, hai capito come funziona, vero? Vai, presentazione allegra, vai. Mirtilla Buonanotte Bevi dopo Fermi tutti Fermi Reputazione eccezionale Tutti adorano partecipare agli eventi sociali organizzati da Mirtilla Quindi sarà più facile ottenere premi per il livello d'oro durante uno di essi In aggiunta il telefono avrà opportunità entusiasmanti Come inviti a feste di beneficenza come se gliene fregasse qualcosa, offerte di lavoro per intraprendere nuove carriere con promozioni immediate e molto altro. Se Mirtilla dovesse essere interessata ad avere appuntamenti galanti, una reputazione eccezionale può tornare utile anche a tale scopo. Eh, questo le interessa, sì. Ora è possibile che le presentazioni romantiche consentano l'inizio più passionale della relazione. Fermi, i bambini non ricevono una serie completa dei vantaggi, e io cioè, dico, vabbè, non gliene frega niente perché lei... Non era bambina? Secondo me ha odiato anche lei. Odiava se stessa quando era bambina, ragazzi. Oh, amico, è diventata buona amica. Fantastico. Chiedere di passare del tempo insieme perché la devi conoscere. Arriverai al lavoro tesoro distrutta. Però, ragazzi, lei la deve conoscere. Esprimi ammirazione. Perché secondo lei. Amico ha del potenziale ragazzi e come se ce l'ha Chiedi di vedere l'abito da festa Vediamo un po Se avevi ragione Conversazione profonda, bella smanettona Quindi anche questo spirito un po' nerd Questo tuo essere un po' robotica tesoro Ma non è vero, nerd non sono robotici Invitala Tu che poi. Mamma mia, vi prego, signori, non fate cose. bizzarre. Chiediti di vedere l'abito da testa, per favore. È molto flirtante, quindi una botta di flirt. Ti ci vedo proprio nel mio club. Sei perfetta. E anche le altre ti adoreranno, credimi. Posso vedere il tuo abito? Oh mio dio. Sconvolta, eh, lo so, tesoro, effettivamente. Però vabbè, stile molto. Japan style. Può andare, no? Condividi un segreto con lei Dobbiamo imparare a conoscere sta tizia, però Per favore Chiedi anche della carriera Tanto per, eh Ovviamente lei sa già Guarda, mi hanno spezzato il cuore Quando si sono presentate qua Conciate in quel modo Quindi ti prego, tesoro Promettimi che ti impegnerai, eh Militante della giustizia sociale, eh, ragazzi, ecco perché la reclutata non a caso, può dare voce alla nostra Mirtilla, anche quando lei non arriverà. Dove la voce di Mirtilla non arriverà, arriverà quella di Miko nella sua testa. Che è anche una persona buona, quindi scatta una foto insieme: e merita di stare nel suo club. E Viva viva! la tua conversazione profonda caliamo la maschera sei proprio la ragazza di cui avevo bisogno vedrai impazziranno tutti per te anche ordinata una serie di ragazzi proprio di cose meravigliose quindi basta così noi terminiamo il raduno e siamo a 6 attività su 10 quindi è un ottimo punto ragazzi e la nostra torna a casa perché ah, voglio dire fra otto ore dovrebbe andare a lavorare. Io non lo so come farà. Però, ragazzi, in qualche modo farà. Ok, ragazzi, sono le 7 del mattino quasi 7:30. E la nostra ancora una porzioncina qua per fare colazione. Quindi, mangia la Macedonia, tesoro mio, proprio al volo. Devi andare con un umore particolare? No, quindi va bene così. È emozionata, ragazzi, è molto emozionata perché, diciamo che fra virgolette, finora ha avuto, no, ha fatto un po' il passo più lungo della gamba, Tesoro. Ma come però ti sei conciata? No, vabbè, senti, capisco che sei una che vuole farsi vedere, ma non esagerare. Ti prego, siediti. però, nel senso che lei ha già organizzato questo club, ha già radunato tutti, si è fatta pubblicità e tutto quanto. Eh, però ragazzi, ovviamente um, eh, La sua carriera deve ancora iniziare Ancora prendere il volo, diciamo Erika dice piuttosto in gambo Ok, va bene, ti ringrazio, caro Quindi sì Io volevo aspettare voi Cioè, volevo, ecco, vedere tutto quanto con voi Per questo ho iniziato a registrare Sin dalla colazione Ci penso io, tesoro Perché come dire La nostra è particolarmente emozionata Dovrei andare in giro, tesoro, non lo so non ho ancora mai provato questa carriera, quindi fai verdure e hummus, te lo porti dietro in caso. Dopodiché, guarderai un canale. Mm. Secondo me è rete cultura mondiale, perché è quella, diciamo, che trasmette le, le news. Dal punto di vista però, tipo di pettegolezzi, queste cose qua, ecco. Ciò che fa tendenza, ecco, diciamo, no? Tipo giornale di moda Immaginiamo Cioè c'è il giornale o meglio di moda ragazzi eh, tesoro però questo vabbè Lo prendo io Quindi lei sta qui Oh dunque Io lavorerei da casa ragazzi Vediamo un po' cosa deve fare Oh deve solo scrivere un articolo Puoi farlo anche da casa tesoro Non serviva il pasto Però vabbè Scriveremo Questi due articoli e poi perché no la nostra potrebbe uscire, quindi magari questo lo prendiamo dopo, sempre se ce lo ricordiamo ragazzi. Lo eh, prendiamo dopo perché la nostra potrebbe tranquillamente... Oh, uh, schiavata di genere? No, libro di genere, questo no. Aspettate un attimo. Uh, internet. No, ragazzi, non so dove sta... Aspetta, no, socializzare non può essere perché... è non è beneficenza. Social network, no, carriera? Oh, ragazzi Scrivi un articolo. Se sì, io ov ov ovviamente torna come sono. Non sono partita da, da carriera, ovvio, no? Oh, ecco, la nostra. Sta già pensando, secondo me, di scrivere un articolo. Su come vanno in giro conciate. Un po' la Carrie Bradshaw Show, ragazzi, dell'abbigliamento. <ride> Me la immagino, la pasta di oggi è stata consegnata, che bello Le bollette 1200, ok Tanto, uh... paga Maurizio, che ti frega Scrivi questi due articoli E in questi articoli ragazzi, lei Denuncerà, fra virgolette Un po' La mancanza di stile presente In alcune San maishunesi Ecco, chiamiamole così perché lei sì, lei sta nei locali ragazzi, lei ne capisce eh, lei va in giro, sa, no? E vede che effettivamente a molte invia l'articolo Eh no, guarda, lo scriviamo così per bellezza Certo che lo invi tesoro Paga anche le bollette, va Oh, ha inviato all'editore un articolo ben, ben accolto Ottimo, ora scrivi anche un altro Scrivi l'articolo E poi perché no... Social network, aggiorna lo stato. Condividi l'immagine. Immaginiamo che stia condividendo la foto che si è fatta con Penny. No, e aggiornerà lo stato. Eh, ragazzi, il marketing serve. In, nel, in un lavoro come il suo, vedete? Serve come se serve. Chi è Maurizio? Eh, lei in questo momento, ragazzi, Maurizio lo sta un po' ignorando. Vi dico la verità. Perché ehm, non vuole avere distrazioni. Cioè, i soldi suoi si intascati volentieri. Però, in questo momento non è che accetta consigli, non è che accetta no, sebbene Maurizio potrebbe con darle comunque dei consigli, cioè, eh, non solo perché ha diversi anni più di lei, eh, ma anche perché, ragazzi, comunque gestisce un impero. Cioè, gli alberghini eh, non solo guadagnare dei soldi, ma anche saperli gestire e mantenere. Però lei no, lei ha deciso che vuole fare da sola. Uh, c'è tua sorella. Falle un complimento e soprattutto discuti dell'abito perché lei sostiene, ragazzi, che sua sorella si vesta da vecchia. Ora ve lo dico. Quindi, secondo me, qualcosa le dirà. Eh, mi pare che come si dice dalle mie parti si tiene il cecio ma anche no. Ti prego, non ricominciamo con i soliti discorsi, Mirtilla. Ti prego, faccio questo lavoro. Puoi fidarti di me? Eh? Semmi una vecchia, te lo dico proprio sinceramente, eh? Cos'è? Eh, La terza età style? Ti prego, smettila, ok? Io mi sento a mio agio. A volta, capisci? Come un cupcake. Sì, va bene, ok, vuoi essere un cupcake? Come no? Come ti pare? Ha delle, hai delle idee? Guarda che mi fanno rabbrividire. Va bene, ok, perché tesoro però? No, io volevo radunarlo il club, però... Non lo vedo. Non riesco. Valuta lo spunto. Lascia stare tua sorella, fammi vedere qua. Eh, ragazzi, il rendimento già è buono. Rimuovi, non si può. È ricoperto da neve. Mandami Ma da neve questo. Vabbè, lasciamo stare. Dicevo, fermi, signore. Ma dove siete? Io non riesco a capire dove sono, ragazzi. Oh, vai qui insieme. Vai in piazza. Vai, vai. Vai con loro lì. Ecco, infatti, ho dimenticato di portarti il cibo. Ma io sapevo che me lo scordavo, ragazzi. Eh, mica. Cioè, è proprio una garanzia per me. Perché la nostra ha deciso che bisogna anche fare un prima e un dopo, diciamo. Ma dove sono? Oh, voi non dovete imbucarvi a casa mia però a bere, eh. Santa pera... Ma tu stai lavorando, tesoro? Oh, Santa pera. Eh, questa sta lavorando, che le vuoi fare? Vabbè, senti, facciamo qualche interazione Arriva da un segretore recondito. Madonna, come ti sei conciata Tesoro, guarda dar, Pagherei tutto l'oro del mondo Per non vederti mai più conciata così Ma dai, la vita è anche un gioco, no? Guarda, veramente mm, Non ti sto tirando una bidonata Stai tranquilla Guarda, io ti preferivo vestita così, vedi? Eh, ho gli occhiali da sole Ti impediscono di vedere Oh, ma dai Questo è un look alternativo, capisci? All'anima dell'alternativo abbracciala dai Cerca di, di capirla comunque A modo tuo Fermi Ulrike ragazzi Come ce la vedete Ul Ulrike? Lei è molto eccentrica come tipa Non mi dispiacerebbe Però Volevo in realtà fare una cosa Scatta una foto di Penny, oh, uh, c'è Zoe Patel. Ecco, Zoe, per esempio, la vorrei tanto nel club. Perché Zoe è una delle femmine del gioco, ragazzi, che amo di più. Quindi la vorrei davvero. Ah, ma perché c'è il festival? Oddio, beh, sì, questa, ragazzi, è tutto dire. Sta foto io te la faccio perché veramente non ho parole. Vabbè. Lasciamo stare. Una cosa che dire che è obrobriosa. Oh, Zoe. Fermi. Zoe, tu ne hai urgente bisogno perché sei conciata in una maniera cara che dirti che sei ridicola, tesoro, è a dir poco. Ma lei è la famosa Zoe Patel. Ma famosa perché? Intervista Zoe. Sono già qui, tesoro. Certo, non si è specchiata, eh? Prima di uscire di casa stamattina. Perché scusi? Eh, perché? Invita ad entrare nel club. Vai. Ce n'è bisogno. Io ho un'idea geniale. Lei dovrebbe entrare a far parte del mio club. Posso darti del tu, tu, Zoe? Quale club? Vedi, io sono una stilista. E tu hai un corpicino. Mozzafiato, saresti perfetta? Mi prendi in giro? Oh mio dio, Va bene, ok. Voglio proprio mettermi alla prova. Eh, beh, Tesoro mio, ci credo. Sussurra sulla celebrità. No, vabbè. Non ti va di passare il tempo assieme, Tesoro? No, perché adesso siamo col club, e non si può Allora, fermi, che ne della carriera? Dobbiamo conoscerla meglio. Condividi l'entusiasmo. Ogli oh, alto. No, 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 non ci interessa. Vai, vai. Sono così felice che sei entrata a far parte del nostro club. Fai una conversazione profonda, va. Leva i fuochi d'artificio, qua dobbiamo conoscere bene lei. No, poi parla del tramezzino perché. Pure lei è una mercante, di oggetti alieni. Ma come di oggetti alieni? Ma Zoe, condividi un segreto con Zoe. Nel tipo ti dico un segreto tesoro E lo dico solo a te Davanti a questo tizio Non è più un segreto Sei conciata peggio di un lama <ride> Però guarda Scattiamoci una foto insieme Perché questo se è il tuo prima Poi avrai il tuo dopo Per esempio l'hai vista come è conciata oggi Penny? Beh Guardala com'era conciata l'altra sera Un'altra Vedi quando seguite i miei consigli E eh certo tesoro, ovvio Parla del club con 5 membri del club Bene Quanti membri del club siete? 5, vero? Eh sì Quindi vai, parla del club con lei Club Dai il benvenuto nel club Ma come dai il benvenuto nel club? Sono del poco sconvolta ragazzi Vai Secondo me quella invece è un po' una lama Vabbè, lasciamola perdere Questo va bene come azione No, devi parlare proprio Parliamo velocemente Di questo club, ragazzi Parla di... del club, vai Così potremo procedere col prossimo step Perché guadagna mille punti del club E dirige un club con 8 sim Questo ragazzi... Fantastico. E l'aspirazione della nostra Mirtilla sarà completata, quindi, perché no? Molto rapidamente, è ottimo per stare del tempo. Bene, ok, sono felice. Parla di parla del club. Basta parlare con lei, vieni a parlare con l'altra. Se ce la facciamo, ragazze, eh, perché qua parla del club, su le altre dove sono? Non si sa, ragazzi, Svaniscono proprio. Io non so che fine fanno queste. Una dovrebbe stare al chiosco, quindi vieni qua. E ti prego, parla con lei qua. Parla, di, parla del club. È mitico il modo in cui Murtita Cooper lo sta gestendo. Oh, grazie tesoro. Molto carina. Chi manca? Ne mancano due, ovvero Anvi e Miko. E a sapere dove si trovano, ragazzi, veramente vai qui insieme, una tragedia, ragazzi, comunque. Intanto, io direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. La nostra ottimo lavoro, ok, va bene, sono felice. La nostra, ragazzi, si sta veramente impegnando moltissimo. Per far sì che il suo club funzioni, non è! La solita mirtilla, ragazzi di sempre è, è, è diversa. Lo avrete sicuramente notato anche voi. Santa è lei che brilla di luce propria. È un'adulta, non ci interessa. Noi vogliamo solo giovani adulte per il momento. Sta veramente, ragazzi, dando anima e corpo. Ordina una bevanda di gruppo, ecco. Per dolce speziato, la prima cosa che capita proprio. Per questo, per questo club, ragazzi, sta veramente dando anima e corpo. Quindi, um, dite che secondo voi la nostra... sta agendo per il tornaconto personale, quindi per farsi conoscere tutto, o veramente magari questa esperienza lavorativa del tutto nuova la sta cambiando piano piano, ragazzi. Cosa ne pensate voi? Fatemelo sapere. Io intanto, vi dico, se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale mettere mi piace, lasciare un commento, vi ricordo che nella descrizione di questo video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber, andate iscrivetevi e mi raccomando campanine attive, non ve lo dimenticate. Quindi detto questo ragazzi che dire, io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio, vi rimando come sempre al prossimo, dovremmo nel prossimo ragazzi fare un salto da Lusilla credo, vediamo poi sul Sol Simmers. and none.